Come saprete, inizialmente i telefoni potevano esclusivamente telefonare, e poi si è aggiunta la possibilità di inviare messaggi, dapprima solo testo, poi multimediali, quindi suoni e immagini. Oggi invece i telefoni sono dei veri e propri computer portatili, tanto che hanno preso il nome di smartphone e hanno capacità elaborative molto elevate. Gli smartphone, proprio perché hanno queste capacità, hanno bisogno di un sistema operativo altrettanto elaborato che permetta di gestire al meglio l'hardware e permettere a noi sviluppatori di semplificarci il lavoro. Io vi parlerò di Android. Un insieme di software sviluppato per dispositivi mobili, soprattutto smartphone, tablet, in seguito si sono aggiunti anche i portatili. Allora, l'insieme di software contiene anche il sistema operativo. È stato sviluppato da Android Inc., una società nata a Palo Alto in California, da Andy Rubin. Successivamente, nel 2005, Android Inc. è stato acquisito da Google, il colosso mondiale della ricerca su internet. In seguito, nel 2007, è nato l'Open Set Alliance, un insieme di grandi aziende del calibro di Intel, Nvidia, produttori di hardware quali HTC, Motorola, Samsung e la stessa Google. Questo consorzio si occupa di creare standard aperti per i dispositivi mobili. Lo stesso giorno dell'annuncio di Open Set Alliance è stata annunciata anche Android. La prima release è stata rilasciata il 23 settembre 2008. In seguito sono stati rilasciati alcuni aggiornamenti. La 1.1, per esempio, introduce supporto alle applicazioni a pagamento. La versione 2.0 introduce una nuova interfaccia, supporto per HTML5 per i browser e i live wallpapers. La versione 2.2 importa il Just in Time, il JIT, una procedura di compilazione a runtime che permette un miglioramento delle prestazioni di esecuzione delle applicazioni. La versione 2.3 invece porta con sé un nuovo garbage collector, quindi una migliore gestione della memoria e la tecnologia NFC, Near Field Communication, che permette di trasferire dati tra due dispositivi che vengono accostati, solitamente a meno di 10 centimetri l'uno dall'altro. Per fare un paragone, è simile alla tecnologia che si utilizza nei pullman quando si passa il badge davanti alla macchinetta e viene utilizzato anche per effettuare pagamenti col telefono. La versione 3 è stata sviluppata appositamente per i tablet. E porta una nuova interfaccia grafica, supporto ai processori multicore e anche all'accelerazione hardware. La versione 4.0, che è stata annunciata qualche giorno fa, porta una nuova interfaccia, un miglioramento generico delle prestazioni e introduce i miglioramenti apportati da Android Honeycomb nella versione 2.3. Che quindi la versione 4.0 sarà disponibile sia per tablet che per smartphone. Vi chiederete perché dovremmo sviluppare per Android ma non per un altro sistema operativo. Intanto perché Android è un sistema open source, quindi potrete collaborare al suo miglioramento, ma anche non lavorando effettivamente al codice di Android, potrete collaborare scrivendo applicazioni. Per esempio per sostituire un elemento della GUI, cioè dell'interfaccia grafica. Dal lato dell'utente bisogna citare i widget sullo schermo, il supporto al flash player, il tethering, cioè la condivisione di connessione tra il telefono e solitamente un PC, e il trasferimento di file tramite cavi non proprietari, quindi USB mini e micro, e senza l'utilizzo di software particolari. Infatti viene riconosciuto il telefono come un dispositivo rimovibile, insomma come un hard disk. Per quanto riguarda gli sviluppatori, è ampia la scelta di linguaggi di programmazione,
Infatti vedete Java, C++, Python e via dicendo. Anche se comunque se voleste creare applicazioni perfettamente integrate nel resto del sistema operativo dovreste usare Java. Un altro punto di forza di Android è il costo del market. Infatti se voleste pubblicare una vostra applicazione sul market dovreste pagare $30 quando vi iscrivete come sviluppatori e basta. E niente in confronto da quanto richiesto dai concorrenti. Vanno dai $99 in su all'anno. Ma Android è così perfetto come ve lo sto descrivendo? Non proprio, almeno così ne è convinto Richard Stallman, il guru del progetto GNU. In un'intervista alla testata giornalistica The Guardian si chiede se effettivamente Android sia un free software. Infatti lui si lamenta delle licenze utilizzate da Android, in quanto, come vediamo da questo schema di architettura, in basso abbiamo il kernel Linux che viene rilasciato con licenza GPL, mentre le librerie cerchiate qua a destra vengono rilasciate con una licenza Apache License, sempre open source, ma che è una licenza molto più permissiva e incompatibile con la GPL. Addirittura la versione 3 di Android, che ho citato prima, viene rilasciata con licenza closed source, con la promessa da parte di Google di rilasciare sorgenti quando verrà rilasciata sorgente anche di Android Ice Cream Sandwich, la versione 4, che dovrebbe essere rilasciata comunque a breve. Android contiene quindi licenze poco gradite a Stallman, ma esiste un progetto completamente rilasciato con licenze GPL chiamato Replicant. È disponibile solo per pochi modelli di smartphone, ma lo sviluppo è ancora in corso. Esistono altri problemi su Android e queste sono soprattutto le cause legali. A luglio del 2011 sono 48 le cause legali aperte, soprattutto da Apple verso i produttori di smartphone quali HTC, Samsung e Motorola, soprattutto per quanto riguarda i design dei telefoni e vari altri brevetti. E un altro punto sono i problemi di licenza con Oracle per via dell'uso di Java sul sistema operativo firmato Google. Infatti, come vediamo sempre dall'architettura del sistema, Android utilizza una Dalvik Virtual Machine al posto di una Java Virtual Machine per eseguire il codice Java che noi scriviamo. Questa c'è il dubbio che Google abbia copiato codice dai sorgenti, che abbia recuperato i sorgenti di Java e abbia fatto qualche copia. Comunque la Dalvik Virtual Machine permette un'esecuzione del codice fino al 30% di operazioni in meno rispetto a una Java Virtual Machine standard e vengono convertiti file che noi scriviamo Java, la procedura di compilazione è quella standard di Java, ma vengono poi convertiti in file in formato DEX che sono ottimizzati per l'uso sui dispositivi mobili. Adesso andremo a vedere come effettivamente si può programmare su Android, ma prima vorrei farvi avere un'idea più chiara sulle parole chiave di Android. Iniziamo con le activity, che sono quei componenti che rispondono alle interazioni dell'utente con l'interfaccia grafica. Diciamo che possono rappresentare una schermata. Gli intent sono quei componenti che permettono di scambiare dati tra applicazioni differenti o anche componenti della stessa applicazione. Solitamente si usano per richiamare altre activity o appunto per scambiare dati. I service sono invece quei componenti che permettono di gestire i processi in background. E su Android, a differenza di altri sistemi operativi, esistono diverse categorie di processi in background. I processi a priorità più alta sono i foreground process, cioè quei processi legati a componenti di interazione con l'utente, cioè per esempio l'activity è attualmente visualizzata sullo schermo del dispositivo con cui noi stiamo lavorando. Con una priorità più bassa troviamo i visible process, cioè quei processi legati a
componenti parzialmente visibili, per esempio abbiamo un activity che viene parzialmente coperta da una notifica. Questa activity avrà una priorità inferiore e quindi verrà trattata in modo diverso se le risorse scarseggiano. Poi abbiamo i service process, che sono processi senza interfaccia grafica. Questi permettono di eseguire codice in background e hanno una priorità molto elevata, non verranno mai eliminati se non effettivamente necessario. Poi abbiamo a priorità ancora più bassa i background process, sono quei processi legati a componenti non più visibili dalla parte dell'utente. Quindi per esempio quando io ho un'applicazione sullo schermo e vado a spegnere il monitor o vado a visualizzare l'home screen, quell'applicazione diventerà un background process. Infine abbiamo gli empty process, che sono dei processi non legati a alcun componente di interazione con l'utente e che saranno i primi a essere eliminati in caso di scarsa memoria. Per farvi un esempio di utilizzo dei processi, se io utilizzassi una classe standard thread di Java per ascoltare un MP3 e spegnessi il monitor, quel processo verrebbe trattato come un background process. Quindi se il dispositivo si ritrovasse con poca memoria RAM disponibile, cercherebbe di liberare memoria e sarebbe uno dei primi processi che verrebbe chiuso. Mentre se utilizzassimo un service, questo non accadrebbe perché è una priorità maggiore. Poi possiamo citare i layout, che sono dei file XML che rappresentano l'interfaccia grafica e saranno quelli che andremo a modificare quando dovremo disegnare l'interfaccia grafica. Ok, prima di sviluppare abbiamo bisogno di alcuni componenti. In primis abbiamo bisogno dell'SDK, il Software Development Kit, che è un insieme di software, librerie e documentazione, anche se nel nostro caso la documentazione è disponibile solo online, utili per sviluppare. Quindi noi troviamo il convertitore, per esempio troviamo il convertitore da file class a file Java, e le librerie e l'emulatore, i vari emulatori per Android. L'NDK è un particolare SDK rilasciato da Google, significa Native Development Kit. Questo è un SDK particolare perché permette di compilare codice scritto in linguaggio nativo, quindi C++, per essere eseguito sui terminali. Questo avviene solitamente quando si ha bisogno di eseguire qualche operazione che in Java risulterebbe particolarmente lenta. Poi per sviluppare io utilizzerò Eclipse, un IDE, Integrated Development Environment, cioè un software che permette di scrivere codice in maniera più semplificata. E infine utilizzerò un plugin per Eclipse chiamato ADT, Android Developer Tools, che adesso andiamo a vedere. Allora, apro Eclipse, questa è l'interfaccia di Eclipse, come dicevo permette di creare dei progetti in maniera molto semplificata e tramite l'Android Developer Tools posso gestire gli emulatori, effettuare gli aggiornamenti dell'SDK, gestire il debug dell'applicazione e come possiamo vedere da qui posso gestire i file da caricare sul dispositivo senza dover avere accesso dal terminale. Qui sulla sinistra ho l'elenco dei processi attualmente attivi sull'emulatore o sul dispositivo che ho attualmente collegato al computer e posso gestire anche, che so, una chiamata in arrivo, posso mandare una chiamata in arrivo fittizia verso il dispositivo. Ok, direi di iniziare a vedere una semplice applicazione per Android, quindi vediamo come scrivere un Hello World. Creo un nuovo progetto e diamo un nome, Hello World. Scelgo la versione di Android di riferimento, cioè a cui mi voglio riferire, in questo caso scelgo la versione 2.3.3, che è l'ultima disponibile per l'SDK che ho scaricato. Ci sono le versioni 3 in poi, ma sono dedicate ai tablet, io preferisco dedicarmi agli smartphone.
Infine, bisogna inserire un package con la classica notazione Java. Per oggi utilizzerò it vulch android e facciamo finish. Eclipse mi ha generato un progetto vuoto, che è questo, in cui abbiamo una serie di directory. Qui sotto source abbiamo i sorgenti Java e una serie di cartelle con il package che abbiamo definito poco fa, it-gulch-android, e dentro un'activity vuota. Questo è il codice che viene generato automaticamente e questo permette di impostare quale sarà l'interfaccia che vogliamo visualizzare quando avremo questa activity, quando richiameremo questa activity. Sotto res abbiamo tutti i file risorsa di Android, quindi avremo sotto drawable immagini XML che rappresentano delle immagini, rappresentano dei gradienti, per esempio. Sotto layout abbiamo degli XML che rappresentano l'interfaccia e grazie ad ADT possiamo gestire l'interfaccia grafica visualmente. Poi abbiamo una values in cui ci sono le stringhe. Cosa significa? Questo permette di associare delle chiavi a dei valori in modo da poter gestire in un unico posto le stringhe di testo che dobbiamo inserire nella nostra applicazione. Questo è comodo quando dobbiamo, per esempio, internazionalizzare l'applicazione, quindi tradurla in varie lingue. Ok, facciamo il nostro Hello World. Come vedete qui c'è già una scritta Hello World, quindi penserete che non dobbiamo fare niente, ma io farei un qualcosa di un po' più complesso. Prendo dalla barra qui che contiene i vari componenti, prendo un pulsante e lo trascino sull'interfaccia grafica. Vediamo il codice che ci ha generato in automatico, sistemo un po'. Come vediamo abbiamo inizialmente un contenitore linear layout, che è un contenitore particolare di Android che permette di gestire i componenti in maniera lineare. Quindi quando inseriamo un componente nella schermata lo vedremo o verticalmente oppure orizzontalmente. Cioè verranno messi tutti uno sopra l'altro o uno a fianco all'altro. Oltre al linear layout esistono altri tipi di layout, quali il relative layout, che permette di impostare ogni componente rispetto a un altro. Esiste l'absolute layout, che ormai è stato deprecato da qualche versione di Android ed è sconsigliato l'utilizzo, però permette di impostare in maniera fissa le posizioni dei singoli oggetti. Poi ne esistono altri non ci interessano comunque. Poi è stato aggiunto il componente button all'interno del linear layout. Le sue proprietà sono un campo di testo, button, cioè il testo che visualizziamo effettivamente sull'oggetto. Adesso lo cambio. Ciao. Questo è un ID che ci permette di accedere a questo componente tramite il codice Java e poi abbiamo semplicemente definito la larghezza e l'altezza dell'oggetto. Queste sono delle costanti che significano che lo spazio occupato da questo oggetto deve essere solo il minimo necessario, altrimenti abbiamo a disposizione anche fill parent, occupa lo spazio disponibile del contenitore, o match parent, che è più o meno simile al fill parent. Ok, abbiamo aggiunto il nostro pulsante. Andiamo a vedere come quando premiamo il pulsante deve apparire una notifica. Per accedere agli oggetti sul layout abbiamo una funzione chiamata findViewById a cui dobbiamo passare un ID. Per accedere all'ID dobbiamo utilizzare una particolare classe che sta sotto gen, che viene generata in automatico da Eclipse e che contiene
Noi non dovremmo mai modificare questo file perché se ne occupa in automatico l'SDK. Contiene gli ID degli oggetti che noi abbiamo inserito sotto res e così possiamo accedere facilmente. Ci penserà Android poi a convertire questi ID nell'oggetto specifico. Quindi noi indichiamo RID, il nome del pulsante, l'ID che abbiamo dato al pulsante, e lo assegniamo a una variabile, quindi button B uguale. Come vedete ci dà un errore che viene sottolineato in rosso, perché FindViewById restituisce non un button, bensì una view, cioè che è quel componente da cui estendono tutti i componenti che possiamo visualizzare sullo schermo. Quindi qui facciamo un cast al tipo button e lo importiamo. Allargo qua così si vede. Ok, come facciamo a sapere quando il pulsante viene premuto? Dobbiamo impostare un listener, quindi set un click listener, e creiamo una nuova classe anonima listener, importo gli oggetti. Ecco, e quando premiamo il pulsante verrà eseguita questa funzione qua dentro. Per visualizzare una breve notifica a schermo, una notifica che sparisce dopo pochi secondi, utilizziamo una classe che si chiama toast. toast.makeText. Qui dobbiamo passare il contesto dell'applicazione e la cosa più semplice è digitare il nome dell'activity corrente .this in modo da passare un riferimento all'activity. Il testo da visualizzare hello world. E infine una durata, non una durata in millisecondi, ma abbiamo anche qui delle costanti, toast.lengthLongt e lengthShort. Definiscono delle velocità che sono definite a livello di API di Android. Noi scegliamo lengthLongt, e poi decidiamo di visualizzarlo subito, .show. Pardon. Salva. Ok, a questo punto direi di vedere cosa abbiamo fatto. Quindi tasto destro sul nostro progetto, Run as Android Application. Io qui giù in basso ho già avviato un emulatore di Android e possiamo vedere che non su questo è stata fatta una compilazione ed è stato lanciato qui è stato installato sul dispositivo. Questi sono il log di quando è stata compilata e lanciata l'applicazione. Ok, quindi qui abbiamo la nostra applicazione in esecuzione. Quando io premo ciao appare una piccola notifica giù in basso che dice hello world. Ok, direi a questo punto di vedere qualcosa di un pochettino più complesso. Quindi vediamo un player per un file MP3. Creo un nuovo progetto, esattamente come prima, lo chiamo player. Android 233. itgulch Android. E esattamente come prima ho creato un progetto vuoto. Anche adesso apro il layout, elimino questo e mettiamo due pulsanti, uno di play e uno di pausa. Gli diamo un nome comprensibile, cambiamo anche l'ID in modo da capire bene cosa stiamo facendo, play e pause, e andiamo sulla nostra classe Java. Anche qui abbiamo la nostra activity. Allora, esattamente come prima, creiamo la nostra variabile di riferimento. Stavolta vado direttamente R
id play, esattamente come prima assegniamo l'oggetto, ops, ho fatto un errore, play set on click listener new, ok, e button uffa pause uguale button change your bendy r id pause pause punto ops punto set on click listener new, ok. Adesso per eseguire il nostro mp3 abbiamo bisogno di una classe di Android chiamata, guarda caso, media player. La istanzio new media player e adesso gli diciamo cosa deve eseguire, quindi mp.setDataSource. DataSource serve per indicare al media player che cosa deve eseguire. In questo caso possiamo definirgli un path e possiamo dargli sia un path relativo al nostro dispositivo, per esempio sull'SD card, oppure dargli un indirizzo internet e lui eseguirà uno streaming. In questo caso io faccio mnt SD card, adesso vi spiego anche perché, punto mp3. Perché mnt SD card? Perché la struttura di Android che possiamo vedere qui di cartelle gestisce la SD card montandola sotto questo particolare mount point chiamato SD card. Quindi qui io caricherò adesso un mp3, adesso lo faccio anche vedere, sempre tramite ADT. Allora ce l'avevo sulla scrivania, così sta caricando, adesso lo rinomino, ce l'attiamo con questo nome, Water on the Moon. Ok, adesso abbiamo detto cosa deve, quale file deve eseguire, dobbiamo dire che cos'è. Set audio stream type audio audio manager punto, ok, quindi possiamo definire che tipo di cosa stiamo vogliamo riprodurre, per esempio se è musica, una notifica, una suoneria, un messaggio di sistema, una chiamata, un allarme. In questo caso non interessa musica. E infine dobbiamo fare prepare. Perché prepare? Perché Android, la classe media player, ha una struttura a stati. Cioè prima dovrete preparare il dispositivo perché possa essere pronto a eseguire l'audio. In questo caso leggerà il file mp3 e semplicemente quello farà. Perché abbiamo questi errori? Perché questi, per esempio, se io sbagliassi il path, verrebbe rilanciata un'eccezione di Java che noi dobbiamo gestire. Quindi try catch e la gestiamo semplicemente facendo un po' di log, utilizzando una classe di Android chiamata log e scriviamo sul terminale praticamente. Qui dobbiamo dare un tag, io do player activity punto this punto get, magari no, classe punto get name. In questo modo posso differenziare su quale activity e su quale classe è avvenuto l'errore, devo stare a cercarlo, e poi scrivo qual è stato l'errore, errore. Ok, adesso noi vogliamo anche sentire e quindi quando facciamo play dobbiamo fare mp start, mentre
quando facciamo pausa, MP, stop. Ho anche pause, così possiamo anche riprendere da dove ci eravamo fermati. E adesso provo a lanciarlo e speriamo funzioni. Android Application. È uscita l'altra applicazione che se l'avevamo lasciata aperta. Come vedete, il linear layout mette i componenti uno sotto l'altro, perché avevo detto verticale. Facendo play dovremmo sentire qualcosa. È alzato il volume? Qualcosa si sente. E c'è una parte un po' noiosa. Ok, funziona. Premendo pausa si ferma ovviamente. Ok, quindi se io ripremo play, siccome gli ho dato start, continua da dove si era fermato. Ok. Possiamo vedere un qualcosa di un po' più complesso. E vi faccio vedere questa applicazione che gestisce gli stream online. Questa non la scrivo da zero perché comporta molto più lavoro. Ecco qua, questa è un'applicazione che ho scritto per Unica Radio, che oggi ci ha mandato in diretta stamattina. E vediamo come funziona. Esattamente come il player che vi ho fatto vedere prima, abbiamo un pulsante che permette play pausa. E vediamo che esattamente come prima, cliccando abbiamo il play. Attenzione che il pulsante di play non è questo. Ho già visto gente che sbagliava. Vediamo come effettivamente cosa succede quando noi premiamo il tasto di play qua. Chiudiamo questa e andiamo a vedere un po' i sorgenti. Activity, streaming activity, eccola qua. Questo è il codice che permette di eseguire. Allora, scendiamo giù, ecco qua, questa funzione, esattamente come prima, imposta un click listener e intanto verifichiamo al click se siamo connessi a internet, visto che Unica Radio è una web radio e ha bisogno di internet per essere ascoltata. E poi se non stiamo eseguendo già la radio, facciamo play, altrimenti ci fermiamo. La differenza con il codice scritto prima è che in questo caso vengono utilizzati i service, come si può vedere qui dal nome abbastanza eloquente. Sto utilizzando un service perché se io chiudessi, spegnessi il monitor, l'applicazione consuma parecchia RAM e quindi verrebbe eliminata molto presto. L'applicazione, oltre a permettere di ascoltare la radio, permette anche di vedere il palinsesto della radio e, che so, di richiedere canzoni, di vedere i siti legati alla radio. Ognuno di questi tab, diciamo, è legato a un'activity differente. Questo per facilitare la gestione dell'intera applicazione, perché ogni activity gestisce solo una limitata parte dell'intera applicazione ed è facilmente rimovibile dal resto. Quindi il play viene gestito solo in questa activity, mentre in questa viene gestito solo la richiesta e l'invio di email. Vi posso far vedere magari il service, come viene gestito. Allora, qui al play richiama un URL che ho definito su in alto. Allora, definisce un URL e viene fatto il play esattamente su questo. Stavolta non utilizziamo la classe Media Player, ma utilizzo un'altra classe sempre di Android chiamata Audio Track. Perché in questo caso abbiamo uno streaming Icecast che, oltre a trasmettere l'audio, trasmette anche informazioni sulla canzone correntemente in onda. Utile se sentite una canzone che vi piace e non conoscete il titolo, e queste informazioni vanno eliminate. Quindi io filtro quello che arriva dall'URL, cioè dallo stream, e taglio questa parte in modo da potermela gestire in un modo differente.
E lo stream vero e proprio viene rediretto ad Audio Track, che funziona a più basso livello rispetto a Media Player.